Allora, oggi ho perso il conto, non so più che numero sia. Aspettate che c'è l'NBC che parla. Allora, oggi è il 22 di novembre. Io sono sempre gialla in camera e c'è la commemorazione dell'assassinio di Kennedy oggi, quindi l'NBC tipo sta facendo uno speciale da questa mattina. Non so se lo vedete. Sì, eccolo lì. Ah, ecco, vabbè, comunque. Da stamattina alle 7 che sento dell'assassinio di Kennedy. Fuori piove, che bello. Fuori c'è questo tempo un po'... No, non credo che riesco a farvelo vedere. Comunque, vabbè, piove. O almeno c'è nuvoloso e danno pioggia. Io oggi dovrei accompagnare due ragazzi che sono qua con me in giro qua intorno, quindi Fifth Avenue, Times Square, quei posti lì, sono anche quasi senza voce. E nel pomeriggio volevo scendere a Soho. Ieri sono stata a Soho, ma velocemente, e non ho filmato perché avevo una pausa, tipo pausa pranzo durante l'evento, e ho fatto una volata a Soho, ma devo ritornare perché ero troppo di corsa. E basta, adesso oggi riprendo un po', promesso. Volete vedere i danni? No, quelli sono i danni perché sono disordinata. Ta-da! Sono i danni da pausa pranzo barra pausa tra un evento e l'altro. E niente, quindi armiamoci e partiamo. E qui vedete di nuovo il Rockefeller Center, questa volta con la luce del giorno. Vale sempre la pena, è proprio bello. Tra l'altro vi consiglio di salire sul Top of the Rock se vi capita, perché è davvero una bellissima esperienza, magari non in una giornata bigia come questa. Questa è la Trump Tower, sempre sulla Fifth Avenue. Stavamo facendo proprio una passeggiata, anche perché era molto presto e gran parte dei negozi erano ancora chiusi, purtroppo. E questo è un piccolo filmato della Trump Tower con vista sulla Fifth Avenue, appunto. C'era già molto passeggio, ci sono delle decorazioni natalizie, anche se mi aspettavo di trovarla molto più addobbata di così. In realtà i singoli negozi sono addobbati, qui vedete, potete apprezzare la mia mano ferma. E qui in realtà siamo davanti a Henri Bendel, che è uno store molto bello. Di lusso direi proprio, c'è un po' di tutto, dagli accessori ai cosmetici, decorazioni natalizie anche, chiaramente non possono mai mancare, meraviglioso. E qui chiaramente trovate anche Harry Winston, il re dei diamanti. Aspettando che apra Henry Bendel, stiamo girando intorno, abbiamo visto Harry Winston, adesso questa è Tiffany. Quello sulla quinta, con dentro gli alberelli. È che siamo partiti tanto presto stamattina, sono ancora quasi tutti chiusi. E quindi ci dirigiamo all'Apple Store, che c'è in fondo alla quinta, che è aperto 24/7. Ma qualcosa devo spendere. Obbligo. Qui siamo da Fausch Schwarz, un negozio di giocattoli, bellissimo. Questo è il reparto dolci. Questo è un pezzo del negozio che poi prosegue, è bellissimo. Se avete bambini portateli qua e poi ce li lasciate qua, tipo. Ed ecco qualche altra immagine di Fausch Schwarz. Questo è l'ingresso dove c'è il portiere mascherato che fa le foto con i bambini. E questo è l'interno, sono mi sembra tre piani, cioè ci sono giochi per tutti veramente, e il reparto dei dolci preparato per Thanksgiving e il Natale è veramente irresistibile. Chiaramente tutti i dolci americani, più belli da vedere che da mangiare forse, veramente stupendi, super colorati, super fantasiosi, delle vere e proprie opere d'arte. E questi sono i silos di M&M's che ricoprono le pareti dell'M&M's Store. Chi mi segue da un po' sa che sono un'appassionata di questi negozi, ce ne sono 5 in tutto il mondo, quello di New York è sicuramente uno dei più belli. Si trova Times Square,
E trovate tutto, tutto quello che può essere pensato e immaginato a tema M&M's, quindi caramelle ovviamente, tazze, asciugamani per il bagno, asciugamani per la cucina, piatti, pentole, vestiti e chi più ne ha più ne metta. Appena usciti dall'M&M's World ci si ritrova nuovamente in Times Square, vi ho già detto che non è il mio posto preferito a Manhattan, sicuramente il colpo d'occhio merita, è uno anche dei posti più riconosciuti e riconoscibili al mondo, credo. E quindi ho pensato di inserirvi ancora qualche immagine. Vedete che il tempo non era proprio dei migliori, ma nonostante ciò il fascino rimane, incontrastabile. Sempre su Times Square trovate il Toys R Us, un negozio di giocattoli veramente gigantesco. Questa che vedete è la ruota panoramica che funge da fulcro del negozio. Al centro c'è questa ruota panoramica che è una vera e propria giostra. A tutti gli effetti, i bambini possono salire e fare il giro sulla giostra. Lì vedete il mondo di Willy Wonka, anche in questo caso è un multipiano, mi sembra siano quattro. Dedicati proprio a tutte le età, si parte dai babies e si arriva agli adulti quasi. Questo è il tirannosauro di Jurassic Park. C'è tutta la parte tematica, c'è anche la casa di Barbie. Io ero già stata in questo meraviglioso negozio. Se avete dei bambini, vale sicuramente la pena di andarci a passare 12 o 13 anni. Per il pranzo abbiamo scelto di mangiare un hamburger al volo e quindi proprio dietro Times Square ci siamo recati da Five Guys Burger, che era questa catena, sì, una catena che mi avevano consigliato, ce ne sono due a Manhattan. Questo è l'interno, apprezzare la mano ferma con cui ho realizzato l'immagine, ma vabbè. È un posto molto spartano, molto bello, che promette di saziare il vostro appetito, e effettivamente mantiene la promessa. Questo è il mio cheeseburger, potete scegliere tutti i condimenti che volete e creare e customizzare il vostro hamburger. Questa è la faccia di una che ha mangiato un hamburger buonissimo. Tra l'altro, piccolo aneddoto, questa è la macchinetta per riempire i propri bicchieri con le bibite e ho avuto un vero momento di imbarazzo nello scegliere perché al momento in cui ho selezionato Coca Zero si sono visualizzati ben sette tipi di Coca Zero diversi. E proprio a fianco al Five Guys Burger, nelle immediate vicinanze, Buddy Valastro ha aperto un Cake Boss Caffè. Non è l'originale, l'originale si trova in New Jersey, questa è stata aperta appositamente dopo lo show televisivo. Chiaramente abbiamo mangiato l'hamburger, ci mancava il dolce, questo è l'interno e vorrei che apprezzaste il bambolone di Buddy con la testa che si muove, anche in questo caso merchandising di tutti i tipi e anche il posto per realizzare delle fotografie insieme a Buddy. Le torte sono spettacolari, veramente bellissime. Una più bella dell'altra, l'imbarazzo della scelta, veramente quando ci si trova davanti a un bancone così carico. Ovviamente non solo torte, vi dicevo, tutto il merchandising immaginabile, compresa la jar portabiscotti di Buddy. E poi tutta una grandissima selezione, una grandissima varietà di cupcakes e dolcetti, takeaway o da mangiare direttamente in loco. Non potevo sottrarmi alla degustazione, anche perché volevo potervi dire che in realtà sono soltanto belli e per nulla buoni. Mi duole ammettere che sì, questi sono dei Red Velvet, io ne ho mangiato solo uno, mi duole ammettere che oltre che belli sono veramente buonissimi, buonissimi. E questo è Bryant Park, dove si svolge la settimana della moda a New York. E adesso c'è il mercatino. Un mercatino davvero interessante dove esponevano dei giovani designer, gioielli, accessori, creazioni moda. Veramente molto bello, tutto nella cornice di Bryant Park, che è stupendo, un'oasi verde nel cuore di Manhattan. Tra
Tra l'altro è stata allestita anche una pista di pattinaggio, la vedete in questa foto, e veramente l'idea è bellissima e lo scenario è veramente mozzafiato, imperdibile. E qui invece vedete la statua del signor Bryant. Quando lo vedo in giro... Qua siamo fuori da Macy's. Yes, questa è Macy's con le sue vetrine. E davanti trasmettono i film, ci sono i divani, le sedie. Si può venire a guardare il film. Sembra notte, ma sono le 4:30. Sono scesa a Soho, ho dimenticato l'iPhone, quindi niente foto e niente aggiornamenti social. Ma vabbè, sto fuori solo 2 o 3 ore, vado poi a cena stasera. E niente, sono scesa giù a Soho perché volevo fare un giro a negozi, che ieri l'ho fatto troppo di corsa. Non so neanche se ho filmato, ieri eravamo veramente di corsissima tra una parte e l'altra dell'evento. E adesso sono a Washington Square Park, in realtà, che è in un posto molto bello, è tutto circondato dalle sedi della New York University. La gente mi guarda malissimo, sappiatelo. Ed è questo qua. Torniamo. Ecco, per capirsi, questo qua è il parco, che è la parte interessante della faccenda, non certo io. E vi dicevo che quindi adesso vado a farmi un giro a Soho. E questa qua è la piazza, tra l'altro, dove Will Smith abita in Io sono leggenda. E c'è un arco molto bello, adesso vedo se riesco ad andarlo a beccare. Se riesco ad attraversare la strada! Sono un po' persa senza l'iPhone, ve lo devo dire. Ho avuto un mini attacco di panico in taxi quando mi sono resa conto di averlo lasciato in macchina, in hotel. Ma cercherò di sopravvivere. Ho comunque l'altro telefono e non è che sono proprio senza modo di comunicare. Questo lo dico per mia mamma, se mai guarderà questo video. Mamma, ho sempre il secondo telefono, non ti preoccupare. Eccolo qua. Questo è Washington Square Park. Bellissima, con l'arco, me la giù c'è Soho, quella là è la Broadway, ed è dove mi sto dirigendo. Questa è la libreria Shakespeare & Co. a Soho, molto bella, solo che io non ho ancora fatto in tempo ad andare da Barnes & Nobles per spendere il mio buono e quindi non entrerò in libreria, sarò brava, io invece proseguo. Ed eccomi, sono appena andata a vedere se trovavo le famosissime Vans di cui oramai tutti sapete, per la mia nipotina, per la mia Alessia. Ma anche qui costavano 80 dollari e quindi non è il posto della nostra storia. Prosegue la ricerca. Sembra una barzelletta. Ma continua a entrare e uscire dai negozi di scarpe da ginnastica che io non uso, tra l'altro, cercando queste
famosissime Vans Bordeaux, che sono anche belle adesso che le ho viste, a forza di vederle ci sto facendo anche l'abitudine, perché mi sono state commissionate, ma continuo a trovarle allo stesso prezzo a cui le abbiamo in Italia. La cosa mi frustra moltissimo. Comunque questa è Houston Street, è Houston Street, sì. E quindi in realtà Soho comincia a south di Houston Street. Quindi io è circa un'ora che mi intrattengo con i negozi prima di Soho. Quel Crate Bar lì è bellissimo, mi porterei a casa tutto, ma non si può. Tra l'altro ho scoperto dell'esistenza di quel film di Bonnie e Clyde, di cui non sapevo nulla, e questo è sempre Broadway, e adesso scendiamo giù lungo Broadway ancora un pochino. Sono le 5:30, dunque faccio ancora un'oretta, perché il ritrovo per la cena è alle 8, allora è il tempo di fermare un taxi, cosa non facile di venerdì sera a New York. Aggiornamento scarpe, ancora niente in vista. In compenso sono andata a fare un po' di danni da casa di Vittoria, dove c'era un'offerta, ma ho preso delle creme. Ah, là c'è Forever 21. Oh. E c'è AX, che è Armani Exchange, che è una linea che penso che faccia solo per l'estero, anzi forse fa solo per gli Stati Uniti, io l'ho sempre vista solo qui, che ha dei prezzi veramente buoni. Allora andiamo a dare un'occhiata, cioè io vado perché non mi oso a riprendere nei negozi, perché ho paura che mi arrestino, guardate che belle. Chi è? Ah, è Prada. Ok, va bene. Bella però questa linea di Prada. Andiamo. E eccoci in camera, e sì, ho sempre questa faccia gialla. Ho scoperto questa cosa, intanto mi spoglio. I vlog non fanno per me, non ce la faccio, cioè... Quando... Avete visto il mio nuovo amico americano? Vabbè. Non fanno per me nel senso che... Non avrei dovuto togliere il cappello. Quando sono in giro mi distraggo, mi perdo via, mi dimentico di filmare, non... Ho le braccia corte, non riesco, cioè dovreste vedere, non so se vedete come sono messa nello specchio, per riuscire a filmarmi, tipo faccio delle cose terribili. Comunque, stringi, la missione Vans è miseramente fallita, cioè, sono veramente frustrata. Ho trovato delle Vans solo a 70-80 dollari, mi sto togliendo gli UGG, è per quello che barcollo. In compenso... ho preso delle altre cose, io ve le faccio vedere velocemente, poi vi farò il video quando torno in Italia, che facciamo un video in cui si veda qualcosa, però era giusto per farvi vedere i negozi dove sono andata. Non trovo più i sacchetti, ragazzi, sto messo malissimo, eccoli là, cioè sto proprio messa a passi terribili. Dunque, ah, e per la mia mamma, se sta guardando il video, guarda che l'iPhone c'è, è lì, è sempre stato lì lui, io invece no. Allora, dove sono stata? Sono stata in questo negozio che è bellissimo, che si chiama Urban Outfitters, e è super, ho preso un po' di cosine. E poi sono stata, non so, conoscete questo negozio? Cioè, ragazzi, Sephora negli... vabbè, fate finta di non vedere i capelli. Sephora negli Stati Uniti è da criminali, cioè fanno dei... cosa mi hanno regalato? Scusate, non so che cos'è, ma già mi piace, cioè, scoprirò. Mi ha messo dentro dei campioncini quando ha scoperto che l'italiana si è gasata da morire. Cioè, fanno dei set da Sephora America, cioè, io vi faccio intravedere questa cosa. Sono 16 prodotti labbra, tutti, per carità, in mini size, però hanno dentro Laura Mercier, Smashbox, Bare Minerals, Kat Von D, Hourglass, a 59 dollari. E poi, siccome cercavo un eyeliner, c'era il set di 4, 6 eyeliner a 30 dollari. E c'è Stila, Aiko, Make Up Forever, Urban Decay, insomma c'era un po' di tutto. E poi mi ha messo i campioncini dentro, la giovane amica. Comunque, vi avevo detto che vi facevo solo vedere i negozi. Poi sono stata da Aldo, che in realtà c'è anche in Italia, ma non so, a parte che non ce l'ho a Verona e quindi mi... cioè non ci vado spesso, però ho trovato delle cosine carine, ho fatto anche dei pensierini.
E poi sono stata, l'avete visto, a casa di Victoria, perché anche in questo caso, da Victoria's Secret, tipo c'era questo set, lo faccio vedere in anteprima, poi nel... Non vuole venire fuori, aspettate, eccolo. Praticamente questo set, sono sei, tre coppie di bagno doccia e idratante abbinati. Uno costava $15, sei costavano $18. Ora, anche se uno non volesse, compra il set da tre e al massimo ne regala uno, giusto? E infatti così ho fatto. E poi stamattina invece, che non so se ve l'ho detto, ma forse sì, siamo stati da Macy's, dove in realtà ho comprato Cosmesi perché è troppo... cioè ho comprato Dr. Kills perché non avrò tempo di andare alla boutique del Dr. Kills, che è sulla terza ed è bellissima. E poi sono stata da Gap, che ho preso dei regali per i miei uomini, e da Fausch Schwarz, che ve l'ho ripreso di sicuro, io lo amo, e ho preso dei regali per il mio nipotino. Bene, ora sono le 7:10, io alle 8 devo essere pronta per la cena. Questa è la condizione in cui verso in questo momento, urge una doccia. E niente, proviamo a fare questa cosa, scusate. Sì, è buissimo, però vabbè. Comunque niente, è tutto a posto. Sono viva, non sono capace di fare i vlog e... mea culpa. Ah, comunque da Sephora, no, non mi piace così, mi spiace, preferisco così. Da Sephora c'erano un sacco di cose, cioè, mamma mia, c'erano... che ve lo dico a fare, c'erano questi set tra i 40 e i $70 e dentro c'era di tutto, cioè erano belli tutti, è solo che dove, cioè già così mi sto svenando, tra quanto torno a casa non c'ho più soldi e vabbè, abbiate pietà di me. È Natale, cioè sto facendo, tra l'altro ieri sera ho fatto una lista, giusto perché sono la donna lista, e ho fatto una lista delle cose che ho comprato e per vedere i regali, se li avevo presi o no. E in realtà ho preso tantissimi regali, cioè sono praticamente a posto con i regali di Natale e alcuni compleanni, cioè mi sto portando molto avanti, sono molto lieta di questa cosa. Va bene, vado a farmi la doccia. Io e il mio amico americano ci vediamo. Tra l'altro non vi ho ripreso una cosa fighissima, oggi siamo andati a pranzo, vi aggiungerò le foto. Siamo andati a pranzo in un posto bellissimo che mi avevano consigliato, che si chiama Five Guys Burger. Ce n'è uno vicinissimo a Times Square, che è quello dove sono andata io, ma ce n'è anche un altro, sempre a Manhattan, e si mangia da Dio, si paga pochissimo e gli hamburger sono spettacolo e le patatine fritte super. Vi spiegate il perché del mio amico americano ora? Dite la verità. Va bene, vado a farmi la doccia. Ciao! Vi lascio anche qualche immagine della cena. Siamo stati al Second Avenue Deli, questo ristorante kosher ebraico, veramente molto particolare, molto interessante, ed almeno sono riuscita a trovare un piatto strabuono, che è questa specie di hamburger col pastrami all'interno e la sfoglia di patata. Gnammi!